Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Oggi li chiamano leoni da tastiera, no? Ma tu, che fai questo, che offendi le persone, le fai stare male, non sei un leone. Tu, che fai questo, sei una pecora. E ricordati bene una cosa, che il leone, quello vero, non perde mai il sonno per l'opinione di una pecora. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da solo, ragazzi. È un po' lunghetto, un po' rompicoglioni. Però si può fare, ragazzi, si può fare. Allora, innanzitutto vi elencherò tutti quanti i requisiti per questo glitch. Il primo requisito fondamentale, no ragazzi, sì, vabbè, il televisore è ovvio, stavo indicando. Il primo requisito fondamentale, ragazzi, dovete andare nel menu opzioni e dovete mettere attività qualsiasi. E poi dovete mettere chiuso dove avete visto le impostazioni. Poi il secondo requisito, ragazzi, dovete avere una LG RH8 nel nightclub. Il terzo requisito è una LG retro custom nel com. Il quarto requisito, tante birre, ragazzi, ogni volta birre. Quindi a questo punto siamo pronti, ragazzi, possiamo entrare nel glitch. Quindi che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete mettervi innanzitutto nella schermata del televisore e deve avere selezionato i cartoni animati, quindi fate bene attenzione. Poi andate su colpi, ragazzi, e dovrete selezionare un colpo su attività casuali, ovviamente dal telefono, e selezionare un colpo. Quindi a questo punto passiamo al glitch, ragazzi. Ricordate, sul televisore dovete avere i cartoni animati in maniera tale che dopo andremo a premere freccia, vedete? Allora fate tutto quello che sto facendo io nel telefono, selezionate, e quando vedete che si sta popolando la sala premete immediatamente freccia destra, ragazzi. Quindi tenete d'occhio il timer in basso a destra. E quando ovviamente si starà popolando, l'unica cosa che voi dovrete fare è premere freccia destra. Vedrete che vi porterà sulle nuvole, ma con il menu del televisore. A quel punto, con diciamo con l'analogico, andate verso sinistra e andrete a guardare i giocatori, ragazzi. Guarderete per un buon tempo, insomma, un giocatore qualsiasi della sessione. Quindi lo dovete fare in pubblica, ragazzi, questo glitch, mi raccomando. E una volta, diciamo, che avete guardato per una ventina di secondi, per un pochino di tempo, il primo coglione di turno, non lo so, io adesso qui sto guardando uno qualunque, insomma. Quindi non c'è bisogno di amico, non c'è bisogno di nulla. L'unica cosa che dovete fare è questo passaggio, ragazzi, questo passaggio. Poi per il resto il glitch è continuo. Quindi a questo punto, passati i 20 secondi, ragazzi, scusate, e avrete il radar buggato. Quindi io in questo caso ero in passiva, disabilito la modalità passiva. Divento CEO, ragazzi, per poter richiamare il Buzzard e spostarmi più agevolmente nei punti dove devo andare. Quindi mi raccomando, ricordate tutti i requisiti che vi ho elencato all'inizio.
E a questo punto usciamo in strada, ragazzi, e una volta usciti in strada andremo a richiamare il nostro Buzzard. Io qui, ragazzi, come ho già detto, sono in sessione pubblica e siccome non so se sono invisibile al radar o tutto il resto, ho preso e mi sono anche messo in modalità fantasma, giusto per riuscire ad allontanarmi un attimino dalla città, perché giustamente non ho il radar, non vedo chi si avvicina, non vedo ma questa è stata una cosa mia che stavo facendo perché comunque stavo girando il glitch. Però forse sono invisibile al radar perché, diciamo, non mi è venuto a rompere il cazzo nessuno mentre facevo il glitch, quindi sono stato abbastanza tranquillo. Come avete visto, è passato un player vicino a me ma neanche mi ha visto, quindi suppongo che ero invisibile al radar. E a questo punto, ragazzi, l'unica cosa che dovrete fare è dirigervi al vostro bunker, quindi fate attenzione, dovete ricordare bene dove sta il vostro bunker. Una volta arrivati al bunker dovete prendere l'auto che è dentro al centro operativo, in questo caso una LG Retro Custom, come vi avevo elencato a inizio video. Quindi andremo a prendere la LG Retro Custom che si trova all'interno del nostro centro operativo e la metteremo qui fuori, ragazzi. La dovremo posizionare nell'anticamera del bunker, insomma là fuori, indossando i caddi, raga, per capisse. Non lo so come cazzo si chiama, però insomma nella piazzola di parcheggio del bunker, così almeno se siamo capiti, se no vi dico l'anticamera, mi dite pure indossare l'anticamera. Quindi a questo punto prendete la LG Retro Custom, ovviamente uscite dal com e lasciate la LG Retro Custom qui, ragazzi. Ora dovrete ubriacarvi, quindi in questo caso andrete ad usare le birre che avevate comprato in precedenza, che vi ho detto a inizio video. Compratene sempre 10 perché sono necessarie 8 birre. Qui il personaggio mio si fa una cannetta, mi sono sbagliato, ragazzi, invece de birre. Comunque allora, per bere le birre in maniera continuata, ragazzi, dovete schiacciare una volta X e subito dopo X e tenerlo premuto, mantenerlo premuto, così in maniera tale che beva tutta la birra, perché altrimenti se schiacciate X e poi lo lasciate, il vostro personaggio mollerà la birra dopo un paio di sorsi. Questo ve lo dico perché molti di voi fanno questo sbaglio. Quindi vi ubriacate a bestia, proprio a bestia, ragazzi, e quando sarete ubriachi automaticamente il vostro personaggio muore, andrete a respawnare. E quando respawnerete nell'ospedale a Sandy Shore o comunque a Palito Bay, dove cazzo avete voi il vostro bunker, e a quel punto dovete prendere un'altra volta il Buzzard e spostarvi. Mi raccomando, ragazzi, guardate sempre dalla parte opposta perché magari poi lo vedete comunque, perché basta che vi guardate un po' intorno, lo vedete comunque, però magari voi guardate a sinistra e il gioco ve lo spawna a destra, insomma il Buzzard. Una volta ritornati in centro dovete andare nuovamente nel negozio, lo so, è rompicoglioni come glitch, infatti io non volevo portarlo, e comprare nuovamente tutte quante le birre, ragazzi, perché ci serviranno nuovamente per poter continuare il glitch. Quindi andrete a comprare tutte le birre e io qui, ragazzi, mi dirigo al mio nightclub. Una volta che saremo nel nightclub dovremo entrare nel primo garage, in questo garage, insomma, no, dove avevamo la LGRH8. Io prima la clip è passata troppo veloce quindi non ve l'ha fatta vedere, però comunque sì, avevo questa LG. Appena il motore è acceso accelereremo, la LG scomparirà e l'auto nel bunker si sarà duplicata, ragazzi, o meglio la targa di questa LG qui andrà a finire su la Retro Custom che abbiamo nel bunker. A questo punto qui, ragazzi, un'altra volta giù di alcol, dobbiamo ubriacarci un'altra volta. Forella, il personaggio mio, non gliela fa più.
e come ho già detto prima, in precedenza premete prima una volta X per tirare fuori la birra e subito dopo tenete premuto X per continuare a bere la birra, perché altrimenti darà due ciucciate alla birra e butterà la bottiglia a terra e non riuscirete a ubriacarvi con 8 birre. Come vedete a me ci vogliono 8 birre, questa regge più de un camionista sta tipa, però va bene ragazzi. E a questo punto, una volta che diciamo avrete bevuto 8 birre e sarete belli ubriachi, respawnerete nuovamente all'ospedale ragazzi. Allora non mi chiedete un cazzo, perché io il glitch l'ho visto così ieri pomeriggio e ve lo sto riportando. Ho visto svariati metodi da spagnoli, insomma ho visto svariati metodi e ve lo sto riportando varo varo com'è. Quindi non mi chiedete perché, se mi suicido, no, non vi potete suicidare ragazzi, non c'è modo di suicidarsi. Quindi a questo punto riprendete il vostro bel Buzzard, ridecollate nuovamente, riandate al negozio dal pakistano qui, da come si chiama, comprate a come si dice, insomma a birra, ok? Una volta comprate le vostre 10 birre, ve ne tornate al bunker e salverete l'auto ragazzi. Quindi torneremo al bunker, prenderemo il nostro bel elicotterino carino carino, torneremo al nostro bunker e andremo a salvare l'auto. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, gli ho dato giù di editing perché sennò sarebbe stato un video molto lungo, nel senso che comunque ho cercato di tagliare tanti pezzi che non servivano, tipo il tragitto da lì a lì. E l'unica cosa che ecco che ho dimenticato di tagliare un pochino sono i caricamenti neri, però vabbè ragazzi, è poca roba. A questo punto, quando sarete entrati nel bunker ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è salire in auto. Nel momento in cui voi salirete in auto, la targa cambierà. Io adesso qui, prima di salire in auto, vi faccio vedere la targa dell'auto. Diciamo che questo metodo, insomma, del cambio targa prima di salire in macchina già c'era, quindi comunque avete visto la targa. Adesso io, come salirò in auto, la targa automaticamente cambierà e l'unica cosa che ci resterà da fare è salvare l'auto nel centro operativo ragazzi. Andremo a salvare l'auto nel centro operativo, che ci dirà ovviamente che è pieno, perché effettivamente nel centro operativo c'è la LG Retro Custom che avevamo prima, che adesso sarà andata a finire nel garage del nightclub, ok? Dove abbiamo preso la LG RH8. Quindi a questo punto, per continuare il glitch ragazzi, noi dovremo lasciare l'auto qui e nel garage del nightclub dovremo andare a mettere nuovamente una LG RH8, perché altrimenti non potremo continuare il glitch. Quindi che cosa faremo? Apriremo il colpo di Lester, ci teletrasporteremo in un appartamento. Io qui, come ho già detto, ho tagliato ragazzi perché sennò ci facevamo Pasqua, e vi trovate nell'appartamento. E nel garage del vostro appartamento o dovunque, io qui ho usato questo metodo solo per teletrasportarmi ragazzi, e comunque dicevo, nel garage del vostro appartamento dovrete avere una LG RH8, oppure la chiamate col meccanico da un'altra parte, fate come cazzo vi pare raga, però comunque sia nel garage del nightclub, ok, dovete comunque avere una LG RH8 per poter continuare a fare il glitch. Lo so ragazzi, è un pochino lungo, ma avete chiesto il glitch in solo, ve l'ho portato, questo è il glitch in solo, quindi per favore non lamentatevi. Se avete tempo e voglia di fare i soldi, questo è l'unico metodo da soli per poter fare i soldi. Tanti si lamentavano che era rognoso l'altro, quello che ho portato un po' di giorni fa, ma questo secondo me è ancora più rognoso ragazzi. Come ho detto, non l'ho portato ieri sera perché sinceramente ho preferito giocare un pochino, ho avuto una giornata un po' piena, sono stato un pochino così, e l'ho portato stasera. Quindi a questo punto ragazzi, da qui
potremo reincominciare nuovamente il glitch. Dovremo ovviamente ricordarci di comprare le birre ogni volta e ricordarci tutti quanti i vari passaggi. Detto questo, ragazzi, il glitch finisce qui, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti belli. See.